Io le chiedo, Presidente, recuperi quella che per me è stata un'offesa gratuita e immeritata e dimostri veramente di essere un arbitro. E al Governo ricordo una cosa, e concludo, Presidente, un aneddoto che aveva raccontato il ministro Tremonti, che ho a mia volta emendato perché l'avete consumate tutte le buste nel giro di una settimana. Diceva il buon Tremonti: un Presidente del Consiglio quando lascia dà tre consigli in tre buste al Presidente del Consiglio subentrante. Questa volta sono quattro le buste. Ad ogni crisi ne devi aprire una. La prima crisi devi dire che la colpa è di chi ti ha preceduto. È successo settimana scorsa, è tutto colpa di Letta e di Monti. La seconda busta devi dare, se c'è la crisi, devi dare la colpa al Parlamento. Colpa della Lega, colpa di Tizio, Caio Sempronio. Hanno presentato troppi emendamenti. Terza busta è quella che ho aggiunto io, ho fatto l'emendamento. Alla terza crisi dai la colpa al Presidente Grasso, tanto è lì apposta. La quarta busta è scrivi le quattro buste. Io credo che sia arrivato il momento di fare questa considerazione, perché nel momento in cui uno arriva a mettere su un provvedimento del genere la fiducia, vuol dire che è arrivato veramente alla frutta. Non è un segno di forza, è un segno di debolezza. Non abbiamo praticamente mai esaminato, se non micro leggi di iniziative parlamentari, ne gira una seria e bisogna chiedere la fiducia perché sennò non ha i numeri nell'Aula. Non l'ha votato il popolo, non lo voterà più neanche il Parlamento. Grazie.